Salve a tutti i miei utenti e benvenuti a questo nuovo episodio di Allineamenti. Oggi tratteremo il cotico neutrale. Come dice il manuale, è lo spirito libero, l'individualista all'estremo, cioè colui che mette sopra ogni altra cosa la propria libertà. Non cercherà di far del male a nessuno, cercherà di aiutare però nessuno. Vive in modo imprevedibile, ha la giornata, la sua parte caotica ha il predominio su tutto. Quindi pensa a se stesso e a ciò che vuol fare, non avendo sempre un'idea precisa, o se la cambia molto rapidamente. Questo è ciò che ci dice il manuale, lo spirito libero, lineamento più imprevedibile. Dal mio punto di vista, il caotico neutrale è, diciamo, uno degli elementi più pericolosi in assoluto, perché veramente è talmente vago, talmente legato alla sua natura caotica, cioè il fatto che non deve rispettare alcuna regola, o se la rispetta per veramente pochissimo, o per tornaconto, o proprio perché non può fare a meno. È come si scrivi sotto le righe, fai come vuoi, fa quello che ti pare. Il difficile è controbilanciarlo con la parte neutrale, cioè riuscire non sempre, magari visto si tende un po' ad aiutare che a far del male, devi fare un po', magari ogni tanto rubicchia qualcosa. Qualche volta dà una mano se c'è bisogno. Come farebbe un neutrale, pensa a se stesso. Quindi se gli torna conto fa una determinata azione, la fa, semplicemente. Soppesa i pro e i contro. Ma la sua parte caotica mette il becco in mezzo a quella neutrale, quindi gli dà il tocco di imprevedibilità. Questo suo modo di ragionare deve essere mischiato al fatto che lui è imprevedibile, non rimane spesso della sua idea, quindi è sì lo spirito libero, ma spesso si può contraddire. Diciamo che il neutrale e il caotico tra di loro, uno pensa a se stesso, l'altro pensa sempre in modo diverso, quindi deve diversamente pensare sempre a se stesso. È semplice. Capirlo il caotico neutrale infatti è molto semplice, è un confusionario, potrebbe quasi essere definito un anarchico che va contro le regole, se gli sono contro, ma se sono contro gli altri non gli interessa, pensa solamente a se stesso. Quindi può essere come una figura solitaria, o come uno che è in mezzo alla gente, la usa, la sfrutta, oppure gli è sinceramente amico. Tutti i cotici neutrali sono diversi. Può essere amico per molto tempo, per poco, può rimanere in un posto spesso, tutta la vita, o cambiare sempre luogo. È imprevedibile, quindi può essere veramente tutto, visto che la parte caotica è puramente predominante. Questo è un pregio e un difetto, perché giocare un caotico neutrale può essere sì semplice, ma essere sempre caotico neutrale è difficile. È difficile, quindi alla fine uno noterà che tenderà un po' più forse al bene o al male, o non riuscirà sempre a rimanere caotico. Non è possibile giocare allineamenti in maniera perfetta, è normale. Proprio su questo ognuno lo può vedere in modo diverso. Mentre il legale buono non ti puoi sbagliare, come anche a controparte caotica malvagia, sai che tutto quello che fa andrà a finire su caos e male, caotico neutrale non è detto che per forza ci siano dei risvolti predefiniti. È parecchio caotico. Non ho altro da dire su questo allineamento. Lo spirito libero parla per sé, queste due parole fanno capire esattamente cos'è il caotico neutrale. Nella sua semplicità racchiude un complesso meccanismo mentale, veramente. La parte caotica che guida quella neutrale che potrebbe frenare la caotica. Chi più ne ha più ne metta. Vi ringrazio, come sempre, ditemi i vostri personaggi caotici neutrali, ditemi qualche precisazione se magari sono stato non del tutto corretto, perché credo che ognuno di noi possa vedere un caotico neutrale diverso dall'altro. Condividete, mi piace, ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti.